Ciao, sono il maestro Leonardo di karateka.it e oggi siamo insieme a Lucia e Cosimo per vedere i principi strategici del Kumite. Per ottenere un punto nel Kumite è necessario che la tecnica, che sia di pugno o che sia di calcio, sia inserita in un contesto tattico specifico, altrimenti sarà impossibile mettere il famoso punto che serve per ottenere la vittoria all'interno di una competizione. Per fare questo dobbiamo utilizzare dei principi che sono storicamente all'interno del karate ben permeati. Vediamoli insieme e scopriamo quali sono. Il primo principio è quello dell'attacco, quindi l'attacco che in giapponese si chiama sen, ovvero attacco diretto, prendere l'iniziativa, attaccare, sarà di difficile applicazione. Quindi se Lucia attacca di prima intenzione, che sia di braccio, che sia di gambe, difficilmente andrà a segno. L'avversario sarà sempre pronto a intercettare l'attacco, quindi avrà difficili probabilità di mettere a segno la tecnica. Allora, a questo punto, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere un'azione che sia preventiva, che sia una finta. Quindi, o una tecnica molto improvvisa, come può essere un Kizami, che adesso effettuerà Cosimo, tenendo bene la distanza su Lucia, magari fintando più volte il movimento e cercando quindi di mandare Lucia in contrazione, e poi l'effettuazione di una tecnica che andrà a questo punto a essere davvero fulminea. Qui più che un attacco ci sono anche altri principi che poi vedremo meglio, però diciamo che l'attacco in questo caso è sì un attacco singolo, ma è un attacco che grazie alle finte diventa efficace. Prima di continuare con il video, mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella per altri video come questo. Un'altra modalità è quella che l'attacco sia complesso e quindi non una singola tecnica, ma una tecnica fintata. In questo caso, ad esempio, Lucia effettuerà una finta uramawashi doppiata da mawashi. È chiaro che a questo punto andrà a segno perché l'avversario, o può andare a segno perché l'avversario boccherà il primo attacco e andrà con la contrazione della parata sulla prima tecnica e quindi potrà essere efficace e potrà funzionare. Un altro principio del kumite del combattimento è il seno-sen, ovvero l'anticipo, l'incontro. Quindi quando attacca l'avversario, in questo caso attacca Lucia e Cosimo va ad anticipare, quindi tirerà quando vede l'attacco di Lucia e andrà a effettuare la tecnica dentro. Anticamente si faceva spesso che la mano anteriore deviava il kizami e simultaneamente anticipavo, quindi era una parata anticipo. Ultimamente è meno frequente che si faccia questo tipo di azione, ma è più facile che si anticipi addirittura sulla distanza. Quindi Cosimo anticiperà Lucia quando Lucia entra nella distanza avversaria. Quindi Lucia parte un po' più lontana, si avvicina per attaccare, quando Cosimo riesce a arrivare alla sua distanza, la anticipa. Anche se apparentemente sembra che Cosimo stia facendo un attacco, in realtà Cosimo sta anticipando sulla distanza, quindi quando lui arriva a bersaglio parte. Stessa cosa può essere fatta ovviamente con le articolazioni inferiori, con le gambe, quindi su un attacco dell'avversario posso andare a anticipare sulla distanza, che sia un uramawashi o un mawashi, è la stessa cosa. Chiaramente qui è più difficile il gesto perché dobbiamo cogliere con un tempo più lungo e con la distanza che varia rispetto a un attacco di braccio, però non è infrequente vedere questo tipo di azione effettuarsi dagli atleti di alto livello. Un principio simile, sempre che rientra nel seno-sen, ma chiamato taino-sen, è quello nel quale chi anticipa toglie, in questo caso Cosimo, toglie leggermente la distanza sull'attacco e contemporaneamente attacca, quindi toglie indietro mentre attacca. In questo caso si toglie un po' dalla distanza dell'avversario, ma poi va a anticipare. Come vedete, il termine della tecnica è quando ancora Lucia sta attaccando in avanti, quindi in realtà è un anticipo sulla distanza. Sempre sul principio del seno-sen, posso andare a togliere la distanza con una parata e andare a effettuare un attacco. In questo caso, come vedete, nel taino-sen, Cosimo toglie la distanza e attacca simultaneamente, togliendo la parte anteriore del busto dalla distanza dell'attacco avversario. Il terzo principio del kumite è il gono-sen, ovvero la parata e contrattacco, la rimessa. È quanto si apprende inizialmente da cintura bianca, quindi parata e contrattacco. Semplice, paro con l'arto avanzato, rispondo ad esempio con l'arto arretrato, può essere una delle tecniche. Chiaramente
è importante mantenere la distanza, perché se nell'effettuazione della parata vado troppo lontano, quando andrò a rimettere magari l'avversario se n'è già andato, oppure se sono troppo vicino e quindi mi troverò con una distanza sbagliata per contrattaccare. Quindi è fondamentale la distanza, ma a maggior ragione è fondamentale un breve tempo di latenza. Quindi se Lucia adesso tira un po' più veloce, Cosimo dovrà parare e rispondere prima che Lucia sia rientrata. Altrimenti, se il tempo è troppo lungo, si ritorna al problema del rientro dell'avversario. Spesso è la tecnica conclusiva in un'azione di rimessa è soprattutto tirata di braccia, perché come avete visto anche loro hanno effettuato quasi tutte tecniche di braccia. È possibile usare anche le gambe, ma sicuramente le braccia sono più rapide nella risposta e quindi vengono utilizzate più spesso nella parata e contrattacco. L'ultimo principio è il senseno-sen, ovvero attaccare prima del pensiero, anticipare o controtempare, andare in controtempo. Quindi quando andrò a effettuare un attacco prima della volontà dell'altro di attaccare. Qui si vedono dei piccoli gesti di Lucia che, stimolata sulla distanza, fa dei piccoli cenni come se volesse partire. Questi cenni vengono letti da Cosimo, che va a effettuare un'azione prima che l'altro vada a effettuare l'azione reale. Quindi vado in controtempo rispetto all'altro. Grazie per aver visto questo video, mi raccomando, continua a seguirci, iscriviti al canale e attiva la campanellina per vedere altri video come questo.